Ciao a tutti, oggi vedremo l'articolo 3 della legge Gelmini 240/2010, ovvero la federazione e fusione di Atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa. Per farla più semplice, non vi starò ad elencare volta in volta i vari commi che sono stati modificati o i riferimenti normativi esterni. Incominciamo. Al fine di migliorare la qualità, l'efficacia, l'efficienza dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma, di cui è l'articolo 1, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi. La federazione può avere luogo tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori, di cui al capo secondo del decreto, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti. La federazione, ovvero la fusione, ha luogo sulla base di un progetto contenente in forma analitica le motivazioni, gli obiettivi, la compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi, di cui al comma 1. Qui fa sempre riferimento al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività. Ricordiamocelo sempre. Nel caso di federazione, il progetto deve prendere la modalità di governance della federazione. L'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti di strutture, delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli Atenei possono restare nella disponibilità degli Atenei che li ha prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi dell'articolo 4 del Ministero. Il progetto di cui al comma 3, quindi il progetto di fusione o federazione, deliberato dai componenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate e sottoposte per l'approvazione all'esame del Ministro, che si esprime entro 3 mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento, di cui all'articolo 3 del regolamento del 98. In attuazione dei procedimenti di federazione o fusione, il progetto dispone altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, i professori e i ricercatori. L'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità a distanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministero può provvedere con proprio decreto al trasferimento del personale interessato, disponendo altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del Fondo del Finanziamento Ordinario, l'FFO, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le disposizioni che abbiamo appena letto si applicano anche a seguito di processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguenza disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate. Con questo abbiamo chiuso l'articolo 3, fusione e federazione.